Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui per una comparativa sulla qualità di registrazione video in HD, 720 progressivo sia per l'Omni HD che per il Sony Ericsson Vivaz. Grosse differenze apprezzabili sul display non ve ne sono. Né uno né l'altro presentano scattosità apparenti. Proviamo a vedere contro sole come risultano. Sony Ericsson Vivaz mantiene comunque una colorazione dell'edificio antistante la fonte luminosa. Omni HD invece no, viene sopraffatto dal punto luminoso generato appunto dal sole. Come problemi generati da un eventuale pan rapido, adesso proviamo a effettuarne uno. Mi sembrano pressoché paragonabili. Certo, non abbiamo uno stabilizzatore degno di una videocamera professionale, ma parlando di camera phone estremamente compatti mi sembrano molto validi. Poi starà anche a voi poter giudicare la qualità. I video come al solito verranno pubblicati così come sono stati realizzati dai telefoniti, non ci sarà nessuna elaborazione a posteriori, quindi potrete giudicare in tutta serenità quale fa più al caso vostro. Noto che anche nella presenza di sorgenti luminose, vedete, in questo caso il palazzo sul Sony Ericsson Vivaz mantiene comunque una colorazione, diciamo sensibile, permette di notare la differenza tra finestra e finestra, mentre sul Samsung Omni HD questa differenza un po' va scemando. Ricordo che il Vivaz rispetto all'Omni HD è comunque uscito in tempi successivi, quindi probabilmente hanno affinato la camera, ma a un'analisi qualitativa e non quantitativa, al momento mi sembra leggermente migliore la camera del Vivaz. Telefoni ovviamente tenuti in maniera da inquadrare alla meglio la stessa area, in modo tale da potervi fornire un buon metro di paragone. Sperando che questo video confronto, ecco, vi sia utile per decidere quale tra i due telefoni abbia la camera migliore, vi si saluta, a presto da Giuseppe Ragozzino per formobiles.info.